Sono molto delicata, però voglio essere. Abbiamo anche la base del naso, andremo a correggere, che abbiamo una base appunto dritta, avevamo una coppa, anzi avevamo un po' di onde e abbiamo dovuto iniettare molto qui sui lati in questo modo. Ciao, grazie di essere qui con me oggi. Prima di iniziare questo video voglio fare una premessa fondamentale. Due premesse. La prima, ovviamente, non è il campo, ma proprio assolutamente mia competenza, quindi non prendete neanche una parola, neanche un articolo come riferimento per queste attività. Cioè, assolutamente. Questo è un video dedicato al rilassamento e all'intrattenimento. Nient'altro. Seconda cosa, io personalmente non ho mai usato chirurgia estetica, quindi tra l'altro non so neanche come funzionano queste cose. Magari ho sbagliato qualcosina, ho provato, insomma, mi sono informata, ma non ho mai avuto questa esperienza dal vivo. Io non ho nulla contro la chirurgia estetica per chi la fa, per chi non la fa, non mi interessa, ognuno col suo corpo può fare quello che vuole. E quindi proprio non voglio né incentivarla né proibirla, non mi interessa, ognuno fa quello. Fatte queste due premesse, cominciamo con il video. Se vi piacerà, mettete un bel mi piace, magari lasciatemi un commentino. Grazie. Ciao. Buongiorno, buonasera, anzi. Sì, sieda pure. Noi avevamo parlato al telefono, giusto? C'eravamo anche visti. Giusto per capire se il problema, insomma, il difetto estetico poteva essere risolto con il filler o no. Benissimo. Allora, questo è un intervento appunto non invasivo, non permanente, può durare, dipende dal metabolismo della persona, dai 9 ai 15 mesi circa, e appunto può risolvere qualche difettuccio estetico totalmente personale. Io voglio sottolineare che per me tutte le persone sono stupende così come sono, ma chi vuole sentirsi meglio con il proprio corpo, con il proprio miso, può farlo. Allora, descrivimi un po' meglio cosa vorresti migliorare. Ok, quindi ti dà fastidio questa coppetta un po' così e poi vorresti alzare leggermente il naso perché quando sorridi si abbassa un pochino. Ok, va bene, d'accordo. Ti spiego un attimo. Allora, qui abbiamo. Definirebbe aquilino in gergo comune, insomma comunque convesso, quindi con un'unica coppa. Poi possiamo avere concavo, insomma si dice in gergo, a patata. E poi appunto abbiamo quello con un po' più di curve. D'accordo. E questo diciamo che non è proprio in questa forma, ma è il tuo caso.
E poi abbiamo anche la base del naso. Andremo a correggere anche quella. Abbiamo una base appunto dritta, una base leggermente la punta in su, quella che è più richiesta, e poi quella che di solito piace meno, un po' all'ingiù, quella che hai detto di vederti anche te. Benissimo. Allora, appunto, il tuo naso ha delle piccole ondulazioni e appunto andiamo anche a migliorare la punta. Ti faccio vedere alcuni nostri lavori, così capisci meglio cosa andiamo a fare, ok? Allora, ad esempio, qui questo ragazzo ovviamente prima e dopo qui aveva appunto questa coppa e volevo un attimo raddrizzare e alzare leggermente anche la punta. Quindi siamo andati a riempire qui, qui e anche soprattutto qui per dare un effetto appunto dritto. Quindi siamo andati a fare un po' di iniezioni anche verso il lato, ok? Poi qui appunto siamo andati a riempire, come vedi, in questa zona. Questo è un lavoro veramente eccellente, incredibile come appunto non ci sia stato di mezzo la chirurgia, ecco, fantastico. Abbiamo appunto iniettato anche qui e soprattutto molto di lato. Qui invece avevamo una coppa, anzi avevamo un po' di onde e abbiamo dovuto iniettare molto qui, qui e poi soprattutto per evitare anche un pochino di ombre qui. E questi sono gli esempi, diciamo, un po' più vicini al tuo caso, quindi i risultati a cui puoi aspirare. Detto questo, però, ti avviso che ogni persona ha la sua, diciamo, reazione. Il risultato lo vedrai dopo un po', perché comunque il naso si deve stabilizzare, deve sgonfiarsi. E soprattutto il risultato preciso, perfetto, come lo vuoi, non è assicurato, ovviamente, perché ogni corpo assorbe l'acido ialuronico in modo diverso. Ok, detto questo, però, insomma, ci si può sicuramente lavorare. Quindi ti voglio fare una foto del prima. Questo po' ti ho fatto firmare giusto l'altra volta. Appunto dei moduli, mi sembra che tu abbia fatto la X anche sull'autorizzazione a pubblicare le tue foto. Sia chiaro che in realtà noi, come vedi qui, in queste foto non si riconosce la persona, quindi le tagliamo. Ok, adesso dritto davanti alla luce, perfetto. E uno, benissimo. Adesso girati da un lato. E adesso dall'altro lato, sì, viso rilassato assolutamente, narici rilassate, tutto. Ok. E tre. Benissimo, io ti ringrazio. Quindi adesso mi vado a mettere. Più grande in realtà qui è proprio di un'infezione, quindi lo evitiamo disinfettando accuratamente e anche dopo ti darò insomma dei piccoli accorgimenti da prendere nel periodo subito successivo a questo trattamento. Devo dire che io ci tengo ai miei anelli, ma quando devo mettere i guanti più volte al giorno li odio. È un rapporto di amore-odio quando bisogna lavorare. Mi piacciono troppo comunque per non metterli. Va così. Vedo che anche lei, ecco, ha degli anelli veramente belli.
si vede che lei ci tiene molto alla sua immagine. Noi siamo qui appunto per rispecchiare altro, anche come si vorrebbe vedere, come vorrebbe che gli altri la vedessero. Io non trovo che ci sia assolutamente nulla di male in realtà in volersi vedere, insomma, migliori i propri occhi prima di tutto. Quindi sono molto delicata, però voglio essere molto precisa. Molto. Molto. Bene. Adesso vado ad asciugare, perché comunque una cosa molto sottovalutata anche il fatto che anche se stiamo usando disinfettante a tamponare, bisogna sempre, non so parlare, asciugare per bene la zona, perché proprio in zone umide proliferano meglio i batteri, ecco, quindi è giusto prestare attenzione. Ok, bene, adesso vado a disegnare appunto sul suo naso tutte le zone, diciamo, come vorremmo che venisse, quindi mi avvicino ancora una volta, ok? E con una matita, sì, classica. No. E con una matita, sì. Classica. Vado, ok, qui intanto sull'arco dovremmo un attimo iniettare una piccola dose anche lì, sui lati, in questo modo. Adesso la punta in questo modo, ok, e andremo appunto a regolare, a stabilizzare, insomma, raddrizzare il piccolo jib, ok, qui sollevando queste strutture, regolando il dorso del naso in modo che spariscano un po' queste concavità. Fammi controllare. Benissimo. Ultimo step prima dell'iniezione. Di agitazione o va tutto bene? Ok, metto un pochino di anestesia locale. Infatti un altro grandissimo vantaggio di questa operazione è che si fa l'anestesia locale attraverso una semplice cremina. Assolutamente non l'anestesia generale, è un grandissimo vantaggio e soprattutto, insomma, per alcuni può essere considerato un difetto, per altri un pregio, non è permanente, quindi se non ci piace il risultato, se comunque dopo non ci rispecchia il risultato, eccetera, si può sempre cambiare, si assorbe
Sì, purtroppo invece ci piace, dobbiamo continuare a rifarla, quello sì. Insomma, ci sono i lati positivi. Se puoi chiamarmi, puoi mandarmi una mail se hai problemi, se hai qualche effetto, insomma, collaterale, ecco, basta chiamarmi. O se hai dubbi su qualcosa, se magari qualcosa non ti sembra normale, in realtà è normale, insomma. Io la persona brava, però mi circondo anche di colleghi, ovviamente competenti. Benissimo. Allora io direi che l'anestetico ha fatto effetto. Proviamo. Senti qualcosa? No, molto bene. Allora. Se vuoi puoi chiudere gli occhi. Saranno circa una decina di iniezioni, sono un pochino lunghe, ecco, però durante l'iniezione non senti quasi nulla, appunto. Ok, parto da sopra. Parte sì, uno circa così pochi secondi. Dall'altra parte ci siamo quasi. Un pochino ancora di pazienza. Però vedo anche le emozioni un po' che stai provando. Ci sta. Ci sta, la capisco. Allora. Più sotto.
di nuovo sul ponte e poi ne abbiamo solo due sulla punta, ok? Ci siamo quasi, quasi, quasi. Allora, potrebbe dare un pochino più fastidio, ma ripeto, non dolore, fastidio. Ultimissima. Disinfettiamo il tutto. Ok. Adesso pulisco anche un po' i tratti. Allora, come ti senti? Sono contenta. Molto bene. Adesso devi avere 3 minuti di pazienza, che ti spiego cosa non puoi fare in questi giorni, cosa, insomma, a cosa stare un pochino più attenti. Allora, intanto ti chiedo per almeno 3-4 giorni di non indossare make-up, o almeno di non indossare make-up su questa zona, se vuoi mettere. Di non indossare occhiali perché il ponte degli occhiali potrebbe far pressione e muovere l'acido, ok? Quindi sarebbe, non dico un disastro, ma non vogliamo rischiare questa cosa, poi non va bene, insomma, mettere troppo peso. Quindi anche gli occhiali da sole, esatto. Se magari porti poco gli occhiali o se non hai così bisogno, se non li porti per circa una settimana, però mi raccomando, anche gli occhiali da sole. Dormire indicativamente meglio proprio con la testa appoggiata con il naso dritto, ecco, per non creare neanche, insomma, problemi di vario tipo, ok? Non sudarmi per 3-4 giorni, non fare attività fisica. Non so se sia una tua passione, ma per piacere non farlo per 3-4 giorni, mentre per il tuo bene. Potresti avere qualche rigonfiamento, potresti avere dei piccoli lividi nelle zone appunto in cui abbiamo iniettato. È assolutamente normale, come è assolutamente normale anche non avere niente. Certe persone, dipende molto dai tuoi vasi, certe persone hanno dei lividi anche un pochino più evidenti, certe persone non hanno niente, però ti chiedo di non coprirli con il make-up. Ok? Tanto voglio dire, sono pochi giorni, sono pochi giorni. Il gonfiore andrà via il gonfiore invece, perché il naso ovviamente è un po' gonfio, andrà via in 3-4 giorni, e però il risultato finale si vedrà in circa 4 settimane, quando il naso si sarà stabilizzato, avrà insomma assorbito quello che deve assorbire. D'accordo, si sarà completamente sgonfiato, si sarà fissato. Ti chiedo dopo, anzi, facciamo le foto adesso e poi magari se vuoi ritornare fra un mesetto la rifacciamo. Però ti chiedo ancora di metterti in posa, sempre davanti. Perfetto. Da un lato e dritto dall'altro.
grazie mille. Grazie, grazie, grazie di esserti anche, insomma, rivolta a me. Ci sono tante persone, insomma, competenti, quindi ti ringrazio di aver scelto proprio me. E, se vuoi consigliarmi anche dei tuoi amici, così ne sarei veramente contenta. E aggiornami, mi raccomando, mandami anche solo delle foto, dei selfie sul risultato finale fra un mesetto. D'accordo? Se vedi qualsiasi effetto collaterale che non ti risulta normale, che comunque un minimo ti preoccupa, mi fai una chiamata, ok? Veloce. E nel caso vieni qui per farmi vedere. D'accordo, benissimo, ti manderò per mail tutte le raccomandazioni così non te le scordi. Benissimo, io ti ringrazio ancora, sono contenta che ti piaccia già il risultato e poi magari fra un mese ci risentiamo anche per